allora si sfalderanno, perché molti ritorneranno al PD, al PDL, all'UDC, alla Lega. E quindi continuano a creare disagi nelle altre forze politiche e a non proporre nulla per non sbilanciarsi, ma non sanno come continuare ad andare avanti. Un partito deve prendere delle decisioni e compiere delle scelte, andare a destra, a sinistra, a che ideologia ispirarsi. Invece un movimento, per definizione, è tale solo se si muove. Allora possono aderirvi tutti gli scontenti degli altri partiti politici. Ma prima o poi anche uno si stanca di questo moto permanente, senza nessuna direzione. Bisogna orientarsi, bisogna compiere delle scelte e maturare. Se no, a che serve tutto questo? Beh, e loro non compiono delle scelte. Loro non maturano, si disorientano sempre di più. E poi, dato che l'impatto della prima opposizione sta decadendo, rischiano di essere il collante e la giustificazione a una permanente e innaturale alleanza fra PD e PDL, che si stanno sempre di più sfaldando interiormente e alleando trasversalmente. Per cui si armeranno dei nuovi partiti, se il Movimento 5 Stelle non reazione a tempo si troverà escluso, e ci sarà un partito dell'estrema destra, un partito di centro formato dalla sinistra del centrodestra e dalla destra del centrosinistra, e un partito di estrema sinistra. E i grillini rimangono fuori, perché non possono continuare a fare un'opposizione permanente senza prendere posizione. Opposizione significa posizione contraria, ma devi avere una tua posizione per fare opposizione. È un po' come il tiro della corda. Adesso PD e PDL si trovano nello stesso lato, ma se non vogliono che gli occupino il loro posto oppositore, i grillini e la Lega devono fare qualcosa, perché altrimenti parte dei PD e PDL si staccano dal lato in cui stanno e vanno nell'altro, come ha fatto la Democrazia Cristiana, che è esplosa e si è andata, ogni scheggia frammentata si è andata a conficcare in ogni partito politico, a destra e a sinistra. Quindi anche la Seconda Repubblica è stata democristiana, per altri motivi che la Prima Repubblica. E questi grillini non lo capiscono o non sanno come gestire il problema. Devono maturare e diventare un partito politico come gli altri e decidere che fare, perché loro non hanno inventato nulla. Enrico Berlinguer, caro Travaglio, tu lo saprai, sapeva di non poter arrivare al governo e si è inventato il compromesso storico, opposizione permanente, e quindi avevano la comodità di non avere mai responsabilità serie di governo e di governare le province, le regioni, i comuni. Fino a che è caduto il muro di Berlino e quella posizione privilegiata gli è venuta meno, allora hanno dovuto andare al governo, e ogni volta che andavano al governo si sputtanavano soli. Allora che hanno inventato? Che era colpa di Berlusconi, e quindi non gli hanno tolto l'impeachment, non hanno votato l'antitrust per dargli un pretesto di governare, e loro di poter fare, continuare a fare l'opposizione permanente di Enrico Berlinguer, chiamandolo in un altro modo, che c'era il conflitto di interessi, che non avevano i mezzi per fare la stessa propaganda, ma erano tutte bugie, non si volevano assumere responsabilità e rimanevano all'opposizione con la posizione privilegiata che dà di poter giustificare l'essere sempre secondi, però moralmente primi. È un po' come dire che un prete non ucciderebbe mai il diavolo. Dio non basta a far confessare la gente. Berlusconi bastava a arrivare secondi e poi a rimanere in una posizione di opposizione permanente, anche quando già
del comunismo nel mondo non fregava niente a nessuno e quindi gli americani non premevano perché non vincessero, anzi al contrario, i comunisti di dopo il muro di Berlino erano più strumentalmente utili alle politiche nordamericane, come D'Alema che ha permesso molte cose ai nordamericani che non prima del muro di Berlino, della caduta. Però tutto questo nella RAI e nei giornali non si legge. Adesso che la sinistra è rimasta la socialdemocrazia in Italia perché la sinistra estrema non conta più una mazza, e il Movimento 5 Stelle continua la politica di opposizione permanente di Enrico Berlinguer e del suo Partito Comunista Italiano e del posteriore partito di sinistra, l'Ulivo, la Quercia, la Margherita, la Rosa, il Carciofo, il PD e tante altre sigle, che hanno fatto sempre opposizione permanente, perché non potevano o non volevano andare al governo, e quando ci sono andati poi si sono cacciati soli. Soltanto che i tempi sono cambiati e se i grillini continuano a fare i nuovi PD, forse rimarranno fuori esclusi dal gioco. E poi è tutta l'infrastruttura e la burocrazia italiana che deve cambiare. PD, PDL e Movimento 5 Stelle sono solo la punta dell'iceberg che col tempo si sta di nuovo erosionando e sciogliendo. Il problema è sapere cosa c'è sotto l'iceberg, perché prima o poi quando si scioglie la punta, tu saprai, Marco, che l'iceberg si gira di nuovo e riemerge qualcosa, in questo caso il lato oscuro della politica. Quindi non mi preoccupa quello che sta succedendo adesso, ma cosa ci aspetta fra poco, che cosa riemergerà nel panorama politico italiano, che spazzerà via tutto, ma proprio tutto, con queste alleanze occulte che si stanno creando. Qualcosa che sta dietro la cortina del silenzio, nella remota distanza delle cospirazioni politiche di quarta categoria dei nostri palazzi di potere. Andreotti è morto, però purtroppo c'è uno stuolo di eredi, di piccoli nipoti, che sono anche più mediocri e ipocriti di lui, per quanto strano possa sembrare. Forse era meglio quando di Andreotti ce n'era uno e stava vivo, e anche quando c'era solo un Craxi vivo. Adesso ce ne sono tanti piccolini, piccoli, piccoli Craxini, Andreottini, Forlanini, magari lui è ancora vivo. E poi hanno lasciato il cognome a figli, nipoti, zii, tutti a Magnà come i loro illustri antenati, gli immortacci loro. Va bene, ho fatto questa nota per ringraziarvi tutti di seguirmi e perché non sono sicuro che molti di voi abbiano potuto ascoltare quello che ho trasmesso questa mattina. Mi complimento per Travaglio, per quello che, con Travaglio, per quello che fa, perché veramente è imparziale. Ha messo in crisi Bersani, Veltroni, Berlusconi e adesso anche Grillo e Casaleggio. Casaleggio per la verità è facile metterlo in crisi, non si sente mai. Ma Grillo? Cazzo se si sente. Grillo è veramente un grillo sparlante, cri cri cri, come un libro di Gervaso, il grillo sparlante. Ebbè, si vede che ha letto quel libro, Grillo. A drammatizzare sempre ogni frase. Mamma mia, vi immaginate voi? È una cosa pazzesca. Che molti hanno studiato la sua strategia, che è attoriale. Quando parla così, che arriva appena a dirlo, è perché vuole fare una voce spontanea. E quando invece parla energico, che dice cose certe perché è sicuro di sé.
Beh, e lui ha denunciato molte cose che già gli italiani sapevano, quindi parlava dal senso comune. Ma quello che gli italiani vogliono è delle risposte. Io francamente non so chi votare adesso, perché degli altri non mi fido più, ma se Grillo anche si clona con gli altri, che vuole fare l'estensione del nuovo PD, e che fare? Perché non prende una posizione? Perché adesso stanno a fare alleanze trasversali delle quali neanche parlano? E perché già hanno dei problemi interni con restituire il denaro? Perché d'altra parte è giusto, perché loro devono restituire qualcosa quando gli altri non restituiscono un cazzo. Perché non stanno lavorando per cambiare le leggi di finanziamento, invece di fare che a coscienza ognuno dia la sua parte o che la dia al partito, perché mi sembra che molte volte i reintegri non sono verso lo Stato ma verso il Movimento 5 Stelle. Vabbè, e io che gli stavo chiedendo per chiedere di essere rappresentante qui del Movimento 5 Stelle. Mi sembra che bisognerà passare un'altra esperienza politica, che se va avanti così perderanno consensi pure in Italia, figuriamoci all'estero. Comunque, quello che so è che magari si dovrà riformulare la politica, ma continuerà a essere eletto il Fatto Quotidiano. Quindi io chiedo a te, Marco Travaglio, se ti serve un collaboratore. Sono disoccupato. E magari, non so, mi verrebbero male 4-6 mila euro al mese. Fammi sapere. Allora vi saluto tutti e tutte. Non vi scordate di vedere i video nel mio canale di YouTube Sant'Enchan. E nel mio canale di YouTube Sant'Enchan incontrerete molti link di Twitter, Facebook. Devo caricare in questi giorni, sono già 3 mesi che non lo faccio, dei video del mio canale Sant'Enchan di Vimeo e di Dailymotion. E forse aprirò un nuovo canale in Meta Café. Mi mancherebbero 32 minuti, 33 minuti di programmazione. Già ne sono trascorsi 27 minuti e 20 secondi, ma per il momento sono stanco e mi vado un po' a riposare. Qua sono le 15:58. A risentirci. Ciao.